Hai provato a liberarti da una dipendenza emotiva e non ci sei riuscita? Hai provato a fare di tutto per toglierti dalla testa una persona, per esempio, e non riesci, non ci sei riuscita o non ci sei riuscito, hai fatto una fatica tremenda. Ma io ti dirò di più, attenzione, lo vedremo in uno dei prossimi video, quindi iscriviti al canale, te lo ricordo, che le dipendenze emotive hanno anche a che fare spesso e volentieri con il nostro lavoro. Ma oggi capiamo semplicemente per quale ragione non riesci a liberarti di una dipendenza emotiva. Ciao, mi chiamo Alessandra Barbieri e sono la creatrice del metodo Il codice della manifestazione. Lo sapevi che la tua vita è progettata e scritta attraverso un codice mutevole? Questo codice è un codice di tipo energetico che può essere cambiato via via che tu fai le tue scelte, il cosiddetto tuo libero arbitrio. C'è uno scheletro di base e questo scheletro però può essere riempito con quello che tu decidi di metterci dentro. Quello che ho fatto io in questi anni è stato studiare come funziona questa cosa. L'ho studiata molto bene e finalmente sono riuscita a capire quali sono i meccanismi che ci stanno dietro. Da quello, appunto, è nato il cosiddetto metodo, i codici della manifestazione. Vorrei che tu sapessi almeno queste piccole basi per poter seguire tutti i video che io farò da qui in avanti, che sono il fatto che la nostra vita ha innanzitutto tre livelli di coscienza: l'istintivo, l'emotivo e il mentale. Sempre, ogni volta che tu vivi qualunque cosa, la vivi a livello istintivo, emotivo e mentale. Qualunque tipo di lavoro energetico, quindi, che tu vai a fare che non prenda tutte e tre le sezioni in considerazione, è sempre un lavoro parziale e funzionerà fino ad un certo punto. Inoltre, devi sapere che la tua vita è stimolata da quattro fattori, ovvero la paura, l'attaccamento, la manipolazione e l'illusione. Quindi, ogni volta che tu stai vivendo qualcosa nella tua vita, un evento nella tua vita, ci sono tutte queste cose che si incastrano per far sì che tu viva un tipo di azione o un altro tipo di azione e reazione, di manifestazione appunto nella tua vita, nel mondo. Quello che farai insieme a me sarà comprendere come funzionano questi meccanismi e di conseguenza iniziare a giocare e diventare tu l'autista della tua macchina umana, imparare a guidare tu anziché subire il destino. Quindi segui intanto il resto del mio video, ma ti ricordo di iscriverti a questo canale, ma soprattutto di andare a visitare il mio sito www.alessandrabarbieri.com. La dipendenza emotiva è una delle cose più difficili dalla quale togliersi. La sua origine te la spiegherò in un webinar e innanzitutto ti spiegherò molto meglio determinate cose in un webinar gratuito che terrò l'11 novembre. Basta che ti iscrivi sul mio sito alessandrabarbieri.com, trovi il link anche qui in parte, quindi vai nel link e ti iscrivi gratuitamente al webinar che terrò l'11 di novembre del 2020 alle 21. Se per caso hai visto questo video più tardi, non ti preoccupare, troverai sempre su YouTube oppure presso il nostro, chiedi il link a segreteria@alessandrabarbieri.com di poter vedere il link del webinar gratuito perché lo potrai vedere anche dopo. Però ti invito a venire, avrai la possibilità di fare le tue domande. Quindi ti stavo dicendo che per quale ragione non sei riuscita a staccarti fino a questo momento da una dipendenza emotiva? Perché molto probabilmente hai lavorato o a livello mentale con qualcuno che ti ha aiutato, magari non hai fatto niente. Se non hai fatto niente è sicuro che è difficile liberarsi dalle dipendenze emotive se non si fa un lavoro su di sé, quasi certamente. Quindi se hai fatto solo un lavoro su di te di tipo di comprensione non basta. Perché? Perché abbiamo altri due livelli di coscienza, che è l'emotivo e l'istintivo. Se non vai a lavorare anche su questi due livelli, puoi lavorare finché vuoi dal punto di vista mentale, ma non basta. Quindi quello che ti spiegherò, appunto, sarà come lavorare su tutti i livelli di coscienza. Quindi iscriviti al nostro webinar gratuito.
ricordati poi di iscriverti anche a questo canale. Ti aspetto alla prossima!